giorno di scuola per l'Ascari Cefalù e Nicosia, impegnate nella gara valida per l'andata del primo turno di Coppa Italia di promozione. Due formazioni molto ambiziose, quella di casa guidata da mister Claudio Grimaudo, inserita nel girone B di contro. Il Nicosia guidato da mister Fabio Picone, che invece sarà una delle punte di diamante del girone C. Una partita tutta da seguire, pertanto vi invitiamo a mettervi comodi per seguire questi highlights che partono subito forte, perché la squadra ospite dopo un paio di minuti ha ottenuto un calcio piazzato, la palla che spiove nell'area di rigore dei giallorossi, dove arriva puntuale Matteo Gazzana, il capitano del Nicosia, che fa 1-0. Sono passati appena un paio di minuti, al sesto minuto opportunità da corner per il Lascari Cefalù con la palla che arriva in mezzo, non arriva la deviazione vincente. Lascari Cefalù che però non riesce a organizzare una vera e propria offensiva, una vera e propria reazione. Allora Alcaraz dall'altra parte, bravissimo Fiducia a dire di no allo sgusciante giocatore ospite. Minuto 30, la palla che spiove invece nell'area del Nicosia viene allontanata dalla difesa bianco-blu, arriva per un tentativo di Zangara, bloccato senza grossi problemi dal portiere ospite. Al minuto 38 però ancora ci vuole l'ottimo intervento da parte di Fiducia, come stiamo per vedere su questa conclusione mancina sul primo palo. Ci pensa il numero 1 dell'Ascari Cefalù a sventare la minaccia sugli sviluppi del corner susseguente. La palla arriva sul secondo palo ancora una volta con troppa libertà. Altra conclusione, questa volta Fiducia in uscita alla disperata dice di no. 41esimo minuto, attacca sulla sinistra il Ascari Cefalù con questa occasione per vie centrali. C'è il contatto in area di rigore, direttore di gara che non ha dubbi, concede il calcio di rigore. Allora Gabriele Butera realizza, minuto 42. Il gol dell'1-1 infiamma il pubblico di Fede Cefaludese, ma non è finita qui, perché nel corso del recupero del primo tempo c'è ancora un'azione offensiva a parte dell'Ascari. Ancora una volta innescato Butera, che riesce ad incunearsi in aria, riesce anche a saltare un avversario, ma è bravissimo in uscita l'estremo difensore del Nicosia Scardino a dire di no. E poi su questa opportunità non sfruttata dalla squadra di Grimaudo finisce un primo tempo abbastanza tambureggiante. Veniamo col film della partita, con il secondo tempo, con le immagini prodotte da Pietro Piazza, con ancora una volta il Nicosia che parte meglio qui con la palla servita sull'out di destra, con il cross al centro perfetto per la testa di Lucas Agustin Solesi. Il gol dell'1-2 per il Nicosia, che dunque inizia la ripresa come aveva iniziato nel primo tempo, ovvero stia bucando la rete dell'Ascari Cefalù. Ma ancora insiste la squadra di Picone con questa percussione sulla sinistra, il tocco ancora per Solesi, bravissimo questa volta Fiducia sul primo palo a dire di no allo scatenato attaccante del Nicosia. Poi al 59esimo la palla che arriva nel cuore dell'area del Nicosia, allontanata temporaneamente dalla difesa sul piede di Lorenzo Di Scala, che batte il portiere Scardino, firma il 2-2, minuto 59, è ancora vivo il Lascari Cefalù. Per qualche minuto non succede nulla, il direttore di gara avverte un po' di fatica da entrambe le parti e concede l'ormai consueto cooling break quando mancano 20 minuti alla fine, ma ne mancano 15 quando il Lascari Cefalù torna ad attaccare sull'out di destra, la palla che arriva in area di rigore dove c'è il solito Danny Mocciaro, torna a giocare, torna a segnare, non perde l'abitudine il bomberone del Lascari Cefalù, che porta per la prima volta in vantaggio la sua squadra. Ma attenzione a quello che accade al secondo minuto di recupero, perché ancora una volta il Nicosia si affaccia nell'area di rigore del Lascari con questo tentativo, la palla batte Fiducia ma riesce ad uscire fuori dallo specchio della porta, e dopo 7 minuti di recupero il direttore di gara emette i tre fischi, pone fine alla partita. Il primo round va all'Ascari Cefalù. Da Sportisire è tutto, alla prossima.